grazie per aver accolto l'invito a essere qui con noi. Questa è la quarta conferenza che viene dedicata, questa sera viene dedicata alla matematica. Un grazie di cuore al professor Bruno D'Amore per aver accolto il nostro invito, essere qua con noi. È stato anche invitato, è già venuto due pomeriggi, è venuto anche presso il nostro istituto, qui di Camponogara. Stasera la nostra preside non c'è in quanto ha avuto un impegno ed è lontana, perché ha dovuto andare molto lontano, però porta i saluti sia al professore e a tutti i genitori e gli insegnanti del nostro istituto qui di Camponogara. Poi il nostro grazie va ovviamente a tutte le persone che ormai da anni seguono questa nostra manifestazione. Professore, oltre al mio grazie per aver accolto l'invito, il grazie e anche da parte dell'assessore alle politiche educative Massimiliano Mazzetto, che arriverà in ritardo perché ha avuto una riunione nel tardo pomeriggio in regione. Penso di non dire niente di nuovo dicendo che il professore è uno dei massimi esperti di didattica della matematica a livello internazionale. Il professore ha un curriculum no lungo, lunghissimo, intanto pensa. È veramente per noi un grande onore averla qua. Teniamo presente che il professore ha fondato, è fondatore del nucleo di ricerca in didattica della matematica, è stato lui il fondatore del Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna. Di mestiere fa il matematico, penso, da circa 45 anni, professore. Non penso di dire no, lo dico piano. Per noi insegnanti di tutti i livelli, dall'infanzia all'università, è stato per noi un grande pilastro, perché ovviamente tutta la vita che fa ricerca e che insegna a tutti noi insegnanti, da lui abbiamo appreso veramente tanto, tantissimo. È anche fondatore del convegno della matematica che si tiene a Castel San Pietro, e quest'anno sarà il 30esimo. Infatti tanti vedo in sala, ci sono tantissimi insegnanti, e so che più di qualcuno e qualcuna è stata a Castel San Pietro a questo convegno, e sempre il primo venerdì, sabato e domenica di novembre. Infatti alcuni di noi adesso il 3-4 novembre andranno questo convegno. Non dico altro perché si potrebbe dire un sacco di cose. Questo convegno nazionale dove è l'incontro con la matematica, questo di Castel San Pietro, è stato fondato sempre dal professore, che credeva fortemente a una didattica innovativa all'interno della scuola, a iniziare dall'infanzia, e di questo penso noi siamo veramente molto grati. Professore, a lei la parola, e alla fine poi daremo spazio, come sempre, alla platea per domani, per domande, riflessioni o anche esperienze che magari qualcuno ha vissuto, per cui dopo spazio a tutti voi. Vi ricordo che anche questa serata sarà caricata su YouTube, come le altre, sono già caricate la prima e la seconda. E ricordo anche, per chi non lo sapesse, che è possibile avere gli atti, quindi il libretto cartaceo con raccolte tutte le conferenze, le 5 conferenze. Basta lasciare alle ragazze della segreteria i vostri dati, e un contributo di 10 euro vi verranno inviati a casa per posta. Vi verranno inviati ovviamente a gennaio, perché poi devono essere corretti, andare in tipografia, quindi c'è un iter abbastanza lungo. È laborioso, esatto. Bene, buon ascolto. Comincerò io anche col ringraziare per questo invito che mi onora. Come è stato ricordato, non è la prima volta che ho a che fare con questa città, perché nella volta scorsa fu un incontro così piacevole di lavoro con gli insegnanti di vari livelli scolastici a proposito appunto
di didattica della matematica. Poi c'è stata questa sfida che mi è stata lanciata di parlare non tanto e non solo con insegnanti, ma con papà e mamme. Io i papà le vedo, ma le mamme no. Vedo al massimo qualche sorellina maggiore. Comunque lo stesso, io ho preparato un discorsino. Allora, intanto io so già per esperienza che appena si dice beh, stasera c'è matematica, c'è come un atteggiamento, come dire, di respingimento, no? Dice matematica, no? Per pietà. Allora state tranquilli perché noi parleremo di matematica, ma di bambini molto piccoli. L'età di cui si parla qui è fra i 3 e i 5 anni, soprattutto. E come è stato ricordato poc'anzi, nella mia attività di ricerca in didattica della matematica, che è durata anni, curiosamente mi ha affascinato sempre molto questa età. Io so per esperienza che i miei colleghi soprattutto, ma anche altre persone, appena sentono il binomio matematica bambini restano un po' sorpresi. Ma cosa vuoi che sappiano i bambini di matematica? Beh, datemi un'oretta e dopo rifacciamoci questa domanda e vedrete. Intanto ho dato un titolo a questa cosa, che era più banale di così non potevo, no? Bambini e l'educazione matematica. Allora, da anni mi batto per far capire gli errori incredibili che sono stati fatti in passato in quanto alla valutazione delle conoscenze matematiche del bambino. I bambini sono stati spesso giudicati sulla base delle conoscenze degli adulti, ma è chiaro che se io giudico la conoscenza di un bambino paragonandola alla mia di adulto, il bambino sembra non posso dire nulla. E quindi ci sono stati errori incredibili anche di personaggi di altissimo livello. Ed è da qui che vorrei cominciare. Cioè far capire che sono stati errori gravi ai quali finalmente si sta ponendo rimedio. Comincio da qua. I bambini sanno contare, non sanno contare? Quando è che si può dire che sanno contare? Allora preferisco sotto forma di episodio. C'è un papà che d'improvviso una sera a casa sente il proprio figliolo di 4 anni, 3 anni e mezzo, 4 anni, che comincia a contare e indovina tutti i numeri da 1 a 10, gli dice a voce alta, 1, 2, 3, 4, 10. E il papà orgoglioso va giù di testa, ho un figlio che, mamma mia, non ha preso da me, lui sì. Il giorno dopo sta passeggiando per la città, incontra un amico che non vedeva da qualche anno e allora lo ferma e gli dice sai Pierino sa contare, e Pierino è accanto tutto orgoglioso. A questo signore non gliene potrebbe fregare di meno onestamente, però non può neanche mostrarlo, deve far finta di essere molto interessato al fatto che Pierino sa contare. E quindi il papà invita Pierino e Pierino fai sentire che sai contare. Pierino tutto orgoglioso se ne esce con un 1, 2, 7, 9, 4. Il papà diventa rosso, Pierino capisce che c'è qualcosa che non va, quel signore tenta di minimizzare, di dire ma sì dai, poi vedrai che poi imparerà. Allora, questo bambino sa contare o non sa contare? Perché subito tutti noi adulti lo guardiamo e diciamo non sa contare. E invece pensiamoci un attimo, dal punto di vista matematico, di adulti, che cosa vuol dire saper contare? E questa è una bella domanda, saper cosa sta succedendo? Sì, come non vuoi? Più su? Ah, ma tirarlo su e piegarlo era come lasciarlo giù? Allora ricomincio da capo, buonasera. Non è la prima volta che vengo a Campolocana. Dunque, eravamo rimasti che ci stavamo chiedendo cosa diavolo significa saper contare. E questa è una domanda che non trova risposta sui libri di matematica. Chiunque di voi ha studiato matematica provi a ripensarci. Dove c'è scritto che cosa vuol dire saper contare? Si dà sempre per scontato il contare. E invece
questi episodi con i bimbi piccoli mettono in crisi noi altri matematici, perché ci cominciamo a fare delle domande che non ci eravamo mai fatte. Cosa significa saper contare? Ebbene, saper contare consta di tre fasi, di tre momenti, di tre componenti. La prima è cominciare da uno, dire nomi di numeri e dirli ciascuno al posto giusto. Siete d'accordo? Il povero Pierino è partito da uno, ha detto nomi di numeri. Avesse detto uno, due, mamma, papà, ciao, allora avremmo detto Pierino è ancora lontano dal contare. Invece ha detto nomi di numeri. Quello che non ha saputo fare è stato di dire quei nomi di numeri al posto giusto. Li ha detti, ma li ha detti un po' sparpagliati. Quindi desumere da questo racconto che il nostro Pierino non sappia contare, come diremmo tutti noi adulti, non è corretto, non è giusto nei confronti di Pierino. Di tre componenti del saper contare, Pierino ne sa già fare due. Ecco un po' quello che cercherò di fare stasera, far vedere che non possiamo paragonare il sapere matematico dei bimbi al nostro di adulti, perché dobbiamo pensare al bambino mentre giudichiamo, non a noi stessi. Chi tra voi dovesse per caso, per l'errore, aver studiato un po' di pedagogia, ricorderà che c'era un personaggio famoso svizzero che diceva che i bambini, metto tra virgolette le cose citate direttamente, che a 4-5 anni i bambini non hanno la coscienza della conservazione della quantità. Allora, questa frase è un po' misteriosa, vero? Dobbiamo cercare di interpretarla. Quindi facciamo come ho fatto io, sono andato a vedere i protocolli, cioè i testi trascritti di questa esperienza di questo signore che non cito. E il gioco consiste in questo, potete rifarlo con i vostri bimbi quando volete. C'è qui il ricercatore, c'è qui un tavolo e c'è lì un bambino seduto. Sul tavolo ci sono dalla parte del ricercatore 5 piattini e dalla parte del bambino 5 tazzine da caffè. Il ricercatore chiede al bambino: ci sono più tazzine o più piattini? E qualunque bambino bipede del mondo risponde: sono uguali, lo diramo del suo, eh? I bambini parlano con loro, ma tu devi capire, dirà sono uguali. Allora a questo punto il ricercatore prende le tazzine con la mano e le sposta sul tavolo, cambia la posizione, le occupa una superficie molto maggiore e chiede al bambino: e ora ci sono più tazzine o più piattini? E tutti i bambini dicono: ci sono più tazzine. Ok? Potete provare. A questo punto il ricercatore trascrive nei suoi appunti: i bambini non hanno la coscienza della conservazione della quantità. Io ritengo che questo giudizio sia una cattiveria nei confronti dei bambini. Tant'è che mi sono ripromesso di rifare l'esperienza nel modo che ora vi dirò e che vi chiederò di seguire nel caso vogliate provare. Intanto i bambini di fronte non sono uno ma sono tre, perché i bambini sappiate che imparano di più dai loro coetanei che non da noi adulti. Noi ci illudiamo, ma non è così. Allora ci sono tre bambini della stessa età, qui c'è un ricercatore e qui ci sono 5 piattini e 5 tazzini. E rifacciamo lo stesso esperimento, ma come vedete con una piccola variante. Ci sono più tazzine o più piattini? E tutti i bimbi dicono: sono uguali. Allora tu prendi le tazzine e le sposti e con la stessa frase di prima chiedi di nuovo: e ora ci sono più tazzine? E potete stare tranquilli che i bimbi diranno: sì, sono più tazzine, sono di più. Invece di chiudere l'esperimento, voi rimettete le tazzine nel posto dove erano prima, esattamente come le vedete in figura, e tornate a fare la stessa domanda: e ora ci sono più tazzine o più piattine? E i bimbi ti guarderanno con una faccia come dire: ma questo è scemo. Scusa, ma sono uguali, no? Allora tu torni a spostare le tazzine, di nuovo, e chiedi di nuovo: e ora ci sono più tazzine o più piattine? E ci potete scommettere che di quei tre bambini almeno uno dirà: ma sono uguali, forse due, difficilmente tutti e tre. A quel punto i bambini si guardano tra loro
e cercano di trovare quella che in didattica della matematica si chiama una negoziazione di significato. Perché o tu adulto gli dici, si dice così, che è la cosa più stupida che si possa fare a scuola durante l'ora di matematica, o lasci che si arrangino a mettere a posto la matematica tra di loro. Allora, chiedendo e ora, già questa frase, e ora significa che qualcosa deve essere cambiato. Poi tu hai preso le tazzine, le hai spostate, hai occupato una maggiore superficie. Il bimbo non risponde alla domanda dell'adulto, alla domanda logica, alla domanda aritmetica, alla domanda matematica, risponde a quel che vede. E effettivamente qualcosa di diverso c'è. Le risposte dei bambini vanno sempre interpretate. Non si possono prendere le parole esattamente come le dicono, come si farebbe con un adulto. Quindi questa frase, tra virgolette, è assolutamente falsa. I bambini hanno certamente coscienza della conservazione della quantità, dipende da come glielo chiedi e da come fai l'esperimento. D'accordo? Chi di voi ha riconosciuto l'autore, mi perdono. Stesso autore, e qui estensione per differenza, ogni tanto mi diverto a metterci una parola matematica un po' forte per vedere le reazioni del pubblico. Equestensione per differenza, cosa vuol dire? Allora, intanto leggiamo la frase. A 5-6 anni i bambini non hanno la coscienza della equestensione per differenza. Che cosa significa? Molto semplice. Io ho due rettangoli uguali e faccio in ciascuno di essi tre buchi quadrati uguali. Però i tre buchi, da una parte li metto in certe posizioni e dall'altra parte in posizioni diverse. D'accordo? Qualunque adulto intuitivamente capisce che l'area che rimane dei rettangoli bucati è uguale, ho fatto tre buchi uguali, ma a 5-6 anni i bambini questa consapevolezza ce l'hanno o non ce l'hanno? Si chiede questo autore. Solo che voi capite, a un bambino non si può chiedere, secondo te due rettangoli a cui sono stati tolti tre quadrati e questi saranno ancora questi? Il bambino non capisce, quindi bisogna chiederglielo a modo di bambino. Allora perché è verde? Perché si è pensato che quelli sono dei prati pieni di erba. E che cosa sono quei quadretti bianchi? Sono delle casette che hanno la base quadrata disposte in modo diverso. Sì, ma adesso come faccio a chiedere a un bambino l'equestensione? È molto semplice. Supponiamo che questa sia erba, ci metto due mucche e quindi chiedo ai bambini: in quale dei due prati la mucca mangia più erba? Avete capito il ragionamento del ricercatore? Ha trasformato una cosa matematica in una cosa di mucche e erbe. E poi adesso fa la domanda sulla mucca e sull'erba. Ovviamente noi nel 2016 sappiamo che il bambino risponderà alla domanda sull'erba e sulla mucca, non alla domanda matematica che ha in mente il ricercatore. Quindi quando il bambino ti risponderà tu devi stare attento alla risposta. La risposta attesa da parte del ricercatore era uguale, l'erba è uguale, perché se da superfici uguali tolgo altre superfici uguali, le superfici che restano sono uguali, per attenzione, i bimbi parlano di erba e di mucca. E quindi questo signore rimane molto sorpreso quando i bimbi dicono che la mucca che si trova alla vostra sinistra mangia più erba. E tutti i bimbi risponderanno così: mangia più erba. E allora lui scrive nei suoi punti: i bambini non hanno la coscienza dell'equestensione per differenza. Ma no, ma aspetta un attimo, i bambini sono lì, chiediglielo. Noi parliamo troppo poco con i bimbi, oppure se parliamo noi, lasciamoli spiegare perché mangia più erba la mucca di sinistra. E qui è bellissimo, perché vedete, la mucca è cicciotta. E allora non può andare a mangiare questa erba qua, perché non ci passa. Non ha mica torto. L'hai scelta tu la mucca, l'hai scelta tu l'erba. Adesso mi fai parlare di equestensione, ma io ti parlo di erba. Capite la cattiveria di un adulto che interpreta la risposta concreta del bambino sulla domanda che gli ha fatto lui, però la interpreta da un punto di vista che non è corretto mettere in campo. Allora, mi sono divertito per tanti anni a rivedere tutte queste pseudo ricerche
che sì, certo, sono state le prime, hanno il loro valore storico, ma che non ci dicono nulla delle reali conoscenze dei bambini, soprattutto facendo parlare i bambini, come vedrete, sempre più. Punto numero 2. Se tenete conto, sappiate che ne ho 11. Perché ero arrivata a 10. Poi ho detto, ma tutti 10, aspetta che ce ne mettiamo un altro finale, così arriviamo a 11, che è anche il numero primo. Allora, non blocchiamo la creatività, lo dico sempre agli insegnanti, e stavolta ne approfitto per dirlo appunto ai papà, qualche nonno mi pare di aver visto. Allora, il gioco consiste in questo. C'è un bambino che va a scuola, vedete che ha sulle spalle un paninetto, qua lo vedete, e qui c'è la scuola. E qui è stato disegnato un labirinto non troppo difficile. E il bambino deve trovare la strada che deve percorrere questo studente per andare nella scuola. Beh, allora c'è qualche bambino che ovviamente trova la strada corretta col pennarello, segue, c'è chi ci ragiona prima e ci dà un'occhiata. Onestamente c'è anche qualche bambino che arriva a un certo punto, si accorge che non funziona e allora scavalca il muro. Vabbè, non è poi così. Tornare indietro, i bambini fanno fatica, preferiscono scavalcare. Ma Luca, Luca è lo spiritello che sempre ha soluzioni strane, la maestra lo sa. La maestra mi confessa che lì per lì ha cercato di... La prima frase che gli è venuta in mente è stata del tipo, hai sbagliato, ma cosa fai? Poi però, avendo avuto contatti col sottoscritto e quindi abituata a dire prima di dire di no, pensaci bene, e lei ci ha pensato bene, ha detto ma perché no, dove era scritto che Luca, no, che il bambino lì dovesse andare dentro, lei trova la strada e lui la strada l'ha trovata, e come? Quindi mi ha colpito moltissimo la professionalità, l'intelligenza di questa insegnante, mi ha lasciato fare, vi pare o no? Non blocchiamoli, perché uno di primo acchito dice ecco, non era la soluzione, però se ci ripensi bene, questa è una soluzione splendida, molto razionale. Di cose così nella scuola dell'infanzia ne capita in continuazione, e l'insegnante deve essere veramente molto professionista per raccogliere al volo e non bloccare questa creatività. E poi ci sono i cosiddetti errori di errore lo metto tra virgolette, perché tra poco vedrete che c'è sempre da pensarci bene. Sono davvero errori? Certo, se tu li giudichi rispetto a te stesso, sì, ma se uno giudica da un altro punto di vista, una mattina uno scemo saltato e ha deciso che invece di dire noi vadiamo, si deve dire noi andiamo. Cuore si deve scrivere con la C. Chissà perché. Suo quadro è l'unica parola italiana che ha due cuori, ma perché? Non c'è un perché. E quindi se il bambino ha bisogno di tempo per adattare quello che sarebbe più logico a una situazione che tanto logica non è, ma che è la correttezza, insomma un po' di tempo glielo dobbiamo dare. Questo noi vediamo, voi guardate, secondo me è molto carino. I numeri scritti. Guardate che anche bambini molto piccoli, anche 5 anni, si lanciano a scrivere numeri scritti. A scrivere numeri scritti, sì, a scrivere i numeri. Ma se voi ci pensate, la prima idea che ti viene in mente è di trasferire il suono della voce in qualche cosa di scritto con la penna, con la matita sul foglio. E quella è la prima cosa che fai. Per esempio, diciamocelo bene, 326. È composto da 326, quindi non è poi così tragico se all'inizio i bambini scrivono 326, anzi secondo me è un colpo di genio. È chiaro che l'adulto, il papà, la mamma subito, oh, Dio mio, questo è matto, adesso gli dovrò far fare delle lezioni private di matematica, no, aspetta, andiamoci a casa. Questa è una bella trascrizione del suono in scritto. Adesso ci vorrà del tempo per fargli capire perché quei due zeri non vanno scritti.
ma voi sapete che la scrittura posizionale per l'essere umano è stata una conquista lentissima. Infatti i romani, i greci non avevano nessun sistema posizionale, infatti sono matematiche faticose, anche di poco livello, insomma le aritmetiche almeno lo sono. Quindi io trovo invece molto importante che un bambino all'inizio perlomeno trascriva quello che sente. Se riesce già a fare questo è un gran bel colpo. Ci sono bambini che scrivono E al posto di 3. Allora, ci sono delle lettere che somigliano molto a delle cifre e viceversa. E poi c'è il problema della specolarità, che certo un adulto che l'ha superato da tanti anni non capisce più, ma un insegnante che sta in stretto contatto con i bimbi vede che è faticoso superare questo problema della doppia lateralità fino ad arrivare a una simmetria o a una scelta, diciamo, diversa. Quindi non è così grave come potrebbe sembrare. Torniamo alle conoscenze dei bambini. Ho letto un articolo di una famosa psicologa italiana che asseriva che i bambini piccoli non possono appropriarsi dell'idea di zero e che quindi è meglio non nominarla mai per tutta la scuola dell'infanzia e all'inizio della scuola primaria. A me sembra, in base alle mie esperienze personali, sia proprio esattamente il contrario. Intanto ho sentito bimbi dirmi che lo zero è il più bel numero perché è bello tondo cicciotto. E allora uno gli ha risposto, allora 8 è ancora più bello perché i tondi, intendeva dire. Quindi lo zero è presente. Poi a domande del tipo di che colore è lo zero, che farà star male i matematici eventualmente presenti in aula di nascosto, i bambini rispondono. E una bambina di Tricase, provincia di Lecce, mi ha detto che lo zero è giallo. E io le ho chiesto perché. E lei, da matematica, mi ha detto perché è giallo. A implica A è la forma più corretta di ragionamento matematico. Non produce conoscenza, però è un teorema. Lo zero. Io ho visto bambini che alla domanda qual è il numero più grande del mondo riempiono un foglio di tante cifre e quando finiscono che non c'è più spazio dicono questo è il numero più grande, non c'è più spazio. E di quelli invece che hanno già capito tutto che mettono una marea di zero. Quindi hanno capito perfettamente come funziona lo zero. E alla domanda quanti dinosauri ci sono in quest'aula la prima risposta è nessuno. Ma se tu cominci a ragionare sui numeri e dici sì, ma io voglio un numero, non voglio un aggettivo, allora zero viene fuori da solo. Zero è un gran bel numero, è un numero con il quale i bambini giocano volentieri, invito mamme, papà, nonni, cugini, zii e insegnanti a far pronunciare zero e a farlo usare. E soprattutto poi nella scuola primaria, questa paura dello zero, francamente non la capisco. I numeri grandi. Ci si può sbizzarrire. Il numero più grande, allora c'è sempre quello che ti dice 1.000.000, non è male. Però una volta mi è capitato un bambino di 5 anni che mi ha detto 387 e lì per lì ho detto 387. Poi no, poi se ci pensate bene 387 ti riempie proprio la bocca, cioè 1.000.000.000 è un labiale così che sfugge come lui, invece 387 ti tocca proprio sbattere la lingua con tutti i denti per dire 387. E se ci pensate effettivamente per aumentare il valore dei numeri si arricchisce molto il suono, no? 963, 742, ti senti proprio forte. Poi l'essere umano però ha dato dei nomi semplici a dei numeri specifici, quelli che usa più spesso, non so, 1.000, è più grande di 999, che è bello lungo, però si usa molto più spesso 1.000 che non 999, quindi l'essere umano ha dato un nome speciale a 1.000 per far prima. E il bimbo è in questa fase, non ha ancora ben capito, tant'è che dopo 999 c'è chi ti dice 990-10. E anche questo, dal punto di vista della logica, è impeccabile. Dopo tu mi dici, guarda che 990, 990, 10 si chiama 1.000, eccetera.
ma questo gioco ai numeri grandi è un gioco che appassiona, e più volte abbiamo trovato bambini anche molto piccoli che ti sparano che no, che non c'è il numero più grande, perché i numeri sono infiniti, te lo dicono a modo loro naturalmente, perché puoi sempre aggiungere degli altri, eccetera. Però è molto significativo. Questo è un bellissimo gioco da fare anche in casa. Poi c'è il problema in matematica della causalità. Voi sapete che spesso in matematica si dice la causa e l'effetto. Cioè questo produce questo, A implica B, si dirà poi quando gli studenti saranno grandi. Allora, causa ed effetto. Già capire che ci sono cause ed effetti è un risultato gigantesco per un bambino piccolo. Però a volte lui scambia la causa con l'effetto. Allora l'adulto ci rimane un po' male, ma a pensarci bene non è poi così grande. Allora noi abbiamo bambini che vi dicono che quando i rami si muovono, allora c'è il vento. Ovviamente noi sappiamo che è esattamente il contrario. Poiché c'è il vento, i rami si muovono. Però questo poiché è da adulti, cioè noi ci rendiamo conto che il ramo si muove proprio perché c'è il vento. Però se uno ci pensa, per un bambino piccolo l'evidenza sono i rami che si muovono, esattamente quando c'è il vento. E dunque che ci sia uno scambio tra causa e effetto non è poi un errore, è semplicemente una constatazione. D'altra parte puoi far capire a un bambino da che cosa origina il vento, a un bambino, far capire a tanta gente da che cosa origina il vento non è fatto banale. Anticamente si erano inventati dei che soffiavano dall'alto dell'Olimpo, insomma, che ci vuole una bella fantasia anche lì. Adesso scambio il posto alla U e invece di causalità parlo di casualità. Allora qui si apre un pandemonio, perché secondo tanti esperti della casualità, cioè della probabilità, i bimbi sono troppo piccoli per capire il senso del probabile. Allora figurati, per me questo è un invito a no, andiamo a vedere se è vero. Cioè tu me lo dici sulla base di che cosa? Io vado lì e faccio le prove. Allora ci siamo inventati questo gioco che si chiama il gioco del lupo. C'è una stradina verde percorrendo la quale ci sono vari giochi da fare e quindi i bambini sono contenti di percorrere la strada verde. A un certo punto la strada si biforca, da una parte continua la strada verde che è quella dei giochi, che è quella che tutti i bambini vorrebbero percorrere. Dall'altra parte c'è una strada rossa nella quale, ahimè, tutto è finito, non si gioca più. E qui qualche insegnante, qualche bambino hanno messo un lupo per dire di qua non si può andare. Ecco perché il gioco del lupo. Giunte al bivio, come fa il bimbo a decidere se prendere la verde o la rossa di strada? Allora c'è un piccolo tavolo sul quale ci sono due cubi. Cubi di questa grandezza, non dei dadi da gioco piccolo. Un cubo ha 5 facce rosse e una verde, l'altro ha 5 facce verdi e una rossa. Il bimbo deve guardare i due dadi e scegliere quale giocare, con quale giocare. Poi lo butta a terra. Se viene la faccia verde, continua sulla strada verde. Se viene la faccia rossa, ahimè, va nella strada rossa e smette di giocare. Mai, mai ho incontrato un bimbo che scegliesse il dado con le 5 facce rosse. Sempre scelgono quello con le 5 facce verdi. E quindi, come la chiamate voi questa, se non già una consapevolezza di probabilità, non formale, per carità di Dio. Se tu gli chiedi qual è la probabilità che gettando un dado, allora no, stiamo parlando di un bambino di 5 anni, allora no. Ma se lui può scegliere anche solo visivamente, sa esattamente che cosa scegliere. Ma c'è una componente ancora più bella, che gettando il dado con 5 facce verdi e una rossa, lui sa benissimo che non è detto che esca la verde. Qualche cosa, e adesso noi adulti chiamiamo la probabilità di avere la faccia verde, è maggiore. Quindi lui non ha le parole, però ha l'intuito. E alla base di tutta la matematica del mondo c'è proprio questa parola. Il formalismo arriva sempre dopo.
tante volte frega i nostri giovani, i quali arrivano da scuole dove il formalismo non c'è o è molto limitato e quindi tra virgolette giocano con la matematica, e improvviso tutto diventa formale e noi perdiamo per la strada una quantità di ragazzini che non riescono a sopportare il formalismo. Adesso vi racconto un altro episodio, ho deciso di fare così, poi cerchiamo di concludere. Allora, questa è una sezione di scuola dell'infanzia dove ci sono tanti, loro li chiamano angoli, tappeti, e per esempio lì c'è l'angolo dei burattini, i bambini vanno lì quando vogliono giocare con i burattini, lì c'è l'angolo, che ne so, delle favole, lì c'è l'angolo. Ecco, c'è un angolo che si chiama l'angolo dei problemi, che è molto amato dai bambini. Quando vedono che la maestra si reca da quella parte, loro sono galvanizzati perché non vedono l'ora di risolvere i problemi. Passerà, eh? Passerà molto presto. Secondo me li odieranno quel momento. Ma qui invece sono ancora molto, come dire, gratificati dall'idea di dover affrontare un problema. Allora la maestra va nell'angolo dei problemi. Uno dei motivi per i quali piace molto questo momento è che questo angolo è riservato ai grandi, i piccoli non ci possono andare. Grandi vuol dire che hanno 5 anni, i grandi. Allora la maestra va nell'angolo dei problemi, i bambini grandi vanno anche loro e la maestra li galvanizza un po'. Oggi faremo un problema difficilissimo. Ah, un problema di seconda primaria. Oh, quando l'ansia è arrivata alle stelle, la maestra enuncia il problema, non può darlo per iscritto, perché i bambini potrebbero non saper leggere, la maggior parte non sa leggere, quindi lo dice a voce. Sappiate che ogni bimbo ha un suo tavolino che lo sta aspettando, sul quale campeggia un foglio A4, però non quelli da fotocopia, un po' più robustino, insomma, e poi i pennarelli. Ed ecco allora il problema che lancia la maestra. Andrea compra 6 uova, tornando a casa rompe 2 uova. Quante uova consegna la sua mamma? I bimbi felici corrono ciascuno al suo tavolo e vanno a risolvere il problema. Allora, fossimo in seconda elementare, in prima elementare, non so, un problema del genere, ma di prima elementare, seconda. I bimbi sanno già che devono scrivere 6 meno 2 uguale 4 aperta la tonda uova, che giusto? Ma questi bambini non hanno la minima idea di questa organizzazione della risoluzione del problema, quindi è un sogno vedere quello che faranno. Ed ecco che alcuni bambini fanno questo disegno è mio, è fatto al computer, non è proprio quello dei bimbi. Disegnano 6 uova e poi 2 vengono cancellate. Risoluzione del problema, d'accordo? Perfetta risoluzione del problema. Altri invece non hanno mai visto cadere un uovo per terra e credono che quando un uovo cada per terra diventi nero. Fateglielo vedere un uovo, tanto così qui, tanto perché lo sanno. Comunque questi non soltanto disegnano 2 uova nere, che sono quelle che si sono rotte, ma le 2 uova nere volano, non si sa bene perché, però la risposta è corretta. E poi abbiamo un po' di soluzioni che a prima vista sono stravaganti, che sono la casa di Andrea. Allora, 2 parole. Quando i bambini andranno in una scuola formale, impareranno cosa vuol dire risolvere un problema. E allora impareranno a fare i segni delle operazioni, a scrivere le cifre, l'uguale, che sono quelle 2 striscette belline che i bambini imparano subito. Ma finché non hanno formalismi, fanno quello che sanno, quello che possono. Quindi la casa di Andrea, tutto sommato, è carina. Poi questo ha fatto anche il camino dritto verticale, perché di solito il camino è perpendicolare al tetto, non c'è neanche male. Ma io vi invito a seguire quello che fa un bambino in particolare, il più magrino, il più alto della classe, Stefano. Stefano ha 5 anni compiuti. Guardate cosa fa Stefano, è fantastico. Va al suo foglio, tira fuori solo
un pennarello e lentamente in alto a destra scrive 4. Ragazzi, 4, cioè 6 uova, ne rompe 2, quante ne consegna? 4. Stefano ha risolto il problema, ma con i numeri, non con le casette, con le uova, con i disegnini. Si rimane bocca aperta, bravo Stefano, ti viene da dire, tengo per te. Però continuiamo a osservare Stefano, perché Stefano si comporta in una maniera un po' curiosa. Si ferma del problema. Incredibile, io stesso ho bocca aperta. Sapete cos'è quel groviglio? È un sasso. Un sasso detto da me? Una pietra. Vabbè, meglio sì. È una pietra. Ed è quella nella quale Andrea aveva inciampato. Ed è per quello che ha rotto le due uova. Cioè, pensate alla raffinatezza di questo bambino. La maestra ha chiesto quante uova consegna la mamma e lui non gliene frega niente di questa domanda. Lui ha detto, ma perché ha rotto due uova questo povero bambino? Che potrei essere io? Allora è una risposta. È una risposta causale. Cioè, qual è stata la causa di questo racconto? Perché tu fai un racconto e fai una domanda matematica, ma il bimbo ancora non è stato, come dire, condotto a pensare in quel modo razionale, voluto, insomma, rigoroso. Lui ancora pensa a modo suo e pensa perché ha rotto le uova e ha trovato una risposta. Capita, c'era una pietra, ha inciampato, morino. E le 5 dita di quella mano aperta? Ve la faccio breve, non vuol dire 5 uova come all'inizio avevo pensato, è la mano della mamma di Andrea, la quale quando Andrea andrà e capirà che ha rotto 2 uova, gli farà totò nel sederino. E questa è bellissima, l'ho stata per ultima perché è deliziosa. Cioè anche questo bambino ha risolto il problema, ma non il problema matematico, lui si è posto la seguente domanda: come finirà questa storia? E finirà, per cui per dare un po' di importanza al bambino, questa è una soluzione teleologica, quindi come va a finire la storia. Allora, gli insegnanti di scuola dell'infanzia eventualmente presenti so che saranno d'accordo con me al 100%, perché queste cose le vedono tutti i giorni. Alle mamme e ai papà direi, lasciate che rispondano così, non c'è niente di male. Se poi per caso ci fosse un insegnante di scuola primaria e si è sbagliato di stanza ed è entrato senza buco come mamma, come papà qui dentro, però che ci sono bambini che ancora in prima hanno bisogno ancora di dare questo tipo di risposta. Ci sono dei bambini che non sono immaturi, come si direbbe in maniera stupida e troppo rapida, bambini che ancora hanno bisogno di esprimere qualcosa che non è formale e che si sentono imbrigliati da risoluzione 6, meno 2, aperta tonda, ancora non ce la fanno. Questi bambini non è che siano meno intelligenti o non portati alla matematica, qualunque cosa voglia dire questa frase, hanno ancora bisogno di questo momento affettivo e noi dobbiamo darglielo, non possiamo toglierlo da un giorno all'altro. Prima di dire è sbagliato, pensiamoci bene. Guardate che bellina questa cosa qua, è un giochino che si fa nella scuola dell'infanzia, che poi si fa anche nella scuola elementare e che si può fare in casa. C'è un piccolo Inuit, c'è un piccolo Sioux, c'è un piccolo Masai, c'è un Igloo, c'è un Tipi e c'è un Boia. E ognuno di questi bimbi deve andare nella sua casetta. Ed ecco allora che ogni bambino viene messo nella sua casetta, d'accordo? Adesso però di rappresentazioni ce ne sono tante possibili. Per esempio una molto carina è quella che a volte si chiama cartesiana. Ecco allora che l'Inuit abita nell'Igloo, vedete? Si capisce? Il Sioux abita nel tipi. E quindi questa è una bella risposta alla situazione precedente, ma fatta in un altro modo. A un certo punto c'è un diagramma caselli, qui è diversa la cosa, cioè si mette una X per indicare questo incrocio, non so se si riesce a capire, qui c'è l'Inuit, qui c'è l'Igloo e quindi qua ci va una X, ok? È una cosa che per un adulto è roba da ridere,
ma per un bambino piccolo. Il bambino piccolo sta imparando. Lasciatemelo dire in maniera da adulti, sono rappresentazioni semiotiche tra loro diverse, ma non equivalenti. Il bambino deve imparare. Quindi di fronte alla risposta del bambino che vedrete tra poco, ancora una volta lì per lì l'insegnante si è lanciata per dire ma no, è sbagliato. Ma perché è sbagliato? Perché le frecce prima non andavano bene, adesso d'improvviso non vanno più bene? Quindi prima di dire hai sbagliato, un errore, pensiamoci con calma, diamo fiducia al bambino e voi vedrete che la maggior parte di quelli che chiamiamo errori una motivazione ce l'ha. Poi casomai gliela aggiustiamo, però questa freccia andava bene prima, perché non va più bene? Prima di dire errore pensiamoci bene. Mille volte mi è stato chiesto ma che giochi si possono fare per potenziare la logica, la matematica, ragazzi, qualunque cosa, moltissimi dei giochi normali sono giochi logici, basta che i bambini si lasciano andare, molti sono giocattoli, ce ne sono tanti, raccolti gli oggetti. Boh, però pensando che questa domanda potrebbe essere fatta ancora una volta, mi sono per esempio il tangram. Ecco, il tangram è un giochino che si vede abbastanza nelle nostre scuole, a qualunque livello scolastico, perché ci sono alcuni problemi di tangram che sono belli rognosi, matematicamente mica poco. Però per esempio un bambino che è capace di scomporre questo quadrato per formare questo uccellino, un bambino che sa vedere la geometria, e vedere la geometria è la base di tanta matematica, non solo della geometria. Il saper vedere che è qualcosa che si sta un po' perdendo, adesso ci faccio la figura del matematico anziano ricco, però si sta veramente, per molti bimbi non vedono più. Fatemi fare soltanto questo esempio, tanto tutti avete fatto nella scuola elementare o media la seguente cosa, c'è un parallelogramma, voi tagliate questo angolino qua e lo riportate di qua e allora ecco che il parallelogramma si trasforma in un rettangolo, vero? È una cosa che si fa sempre in quarta primaria, in seconda media, non lo so, e tutti lo capiscono. Beh, sapete che comincia a essere molto presente qualche bambino che non vede la conservazione dell'area? La colpa è del non saper vedere in geometria. Il tangram, per esempio, è un giochino che si può comprare in un negozio di giocattoli intelligenti, delle volte li chiamano, e poi si gioca in casa. Facciamo la casetta, dove lo mettiamo in triangolone, eccetera. È un'attività veramente straordinaria, a costo di 4 soldi, i bimbi si divertono a fare tutte le cifre, per esempio. Il meccano. Il meccano è un gioco fantastico, sempre meno presente, ma lì ti costringe, cioè se tu devi fare una certa costruzione, ci sono delle cose che devi mettere prima e delle altre dopo. Quando poi le stacchi c'è un ordine. E questa causalità è un bel allenamento al saper vedere, ma anche proprio alla logica. Il gioco dell'oca. Il gioco dell'oca è un gioco intelligente, con delle regole curiose, da tanti punti di vista, logico, numerico. Poi c'è il fatto che se tu arrivi a 88 e getti il dado, fai 6, devi fare delle cose che insomma matematicamente non sono proprio immediate. Insomma, di giochi così ce ne sono mille, giochi di percorsi labirinti ce ne sono tanti. Molti di questi giochi sono su supporti di cartone, però si trovano ormai su questi strumenti che sono in mano a tutti i bambini, che io invito a non demonizzare perché sono strumenti assolutamente alla portata dei nostri bambini. Piuttosto mescoliamo i supporti, cioè che non sia solo uno o solo l'altro, ma che si possono trovare. Per esempio l'idea che si sta giocando lo stesso gioco una volta in un supporto cartaceo, una volta in un supporto di altro tipo, insomma è un'idea deliziosa. Piuttosto evitiamo che il bambino giochi da solo, come sempre più spesso capita, effettivamente il bambino è capace di stare un'ora zitto per i fatti suoi al giorno d'oggi, cosa che prima non succedeva nemmeno a morire, ecco, che possa giocare con altri bambini o con un adulto che lo accompagni.
un consiglio. Queste frasi sono da evitare accuratamente. Anche se è vero che tu, papà, non ci hai mai capito nulla, non dirlo. Se possiamo evitare frasi negative sulla matematica, che sono le più diffuse, no? Nessuno direbbe mai, io Leopardi non l'ho mai capito, perché uno si sente un ignorantone, invece i logaritmi, ricordate i logaritmi? Dai, c'è qualcuno qua che si ricorda la parola logaritmo? Sì. Li avete odiati? Allora, non diciamolo ai bambini, teniamocelo per noi, perché se il bambino comincia già a sentirsi dire queste cose, e talvolta se le sente dire anche a scuola, a casa, eccetera, è chiaro che comincia una denigrazione, un modo di pensare a queste cose non proprio positivo. No, non diciamolo. Nella relazione tra bambino e matematica, molto dipende dall'ambiente, dalle circostanze affettive e culturali. Però delle volte ci sono fattori, cioè è inutile che ci illudiamo. Cioè, oggi sì, tutti noi diciamo che chiunque è in grado di imparare la matematica. Una volta si diceva è portato, non è portato, abbiamo visto che sono tutte fesserie. Però non è corretto dire che non ci siano dei fattori predeterminati. E allora vi racconto questa cosa, ancora una volta in prima persona singolare, spero che mi perdoniate ancora una volta. Allora, vista questa mia predilezione di vedere la matematica dei bambini piccoli fra i 3 e i 5 anni, una volta un pedagogista famoso mi disse, ma Bruno, ma perché non vai mai dai bambini piccoli? E io dico, bambini piccoli? Ci vado spesso dai bambini, no, quelli piccoli piccoli, ma piccoli che sei? Al nido. Sapete, non ci avevo mai pensato al nido, cioè nonostante fossi disponibilissimo ad andare alla scuola dell'infanzia, non avevo mai pensato al nido, cioè bambini di 2 anni, 3 anni, andiamo a vedere. E è stato emozionante, molto divertente, molto divertente. Questi si inventavano delle balle colossali, straordinarie. Tagliamo a metà la dada, da noi la chiamano la dada, l'inserviente che aiuta la maestra nell'aula, no? Allora tagliamo, c'erano le pizzette, tagliamo la pizzetta a metà, cioè, cominciamo con le frazioni, tagliamo la pizzetta a metà, sì, ma io voglio la metà più grande, che dal punto di vista matematico non è proprio così, ma abbiamo sentito il dentro, fuori, il sopra e il sotto, che c'è chi lo fa ancora alla scuola primaria, ma questi bambini lo sanno già benissimo. Ma arriviamo a un momento bellissimo, allora mi portano a vedere la stanza della pittura. La stanza della pittura è una sala nella quale nelle pareti, nella parte bassa delle pareti, quindi ad altezza di bambino, sono stati fissati con dello scotch dei fogli bianchi di carta da pacco, perché così i bambini possono dipingere sulla carta senza sporcare tutti i giorni il muro. Quindi i bambini hanno a disposizione colori e vari strumenti, ma insomma lo strumento più usato è la mano naturalmente, e si divertono. Allora, realizzando opere d'arte, intanto un accanimento tremendo per andare a cercare esattamente quei pezzi di muro in cui per errore le maestre non hanno coperto, c'è rimasto un pezzettino di muro, lì vanno a dipingere, quindi già questa scelta topologica è interessante. Poi vedo sul fondo un dipinto che mi sembrava un Pollock autentico degli anni 40. È una bambina di pelle nera accanto adesso alla sua autrice. E io le ho chiesto, bello il tuo disegno, e che cosa rappresenta? E lei, in dialetto bolognese, mi ha detto, ma è una foresta, che ci sono i gorilla con gli elefanti, con le tigri, che camminano, preferiscono i leoni, che mangiano le banane, vedi che c'è la canoa, che ci vanno sopra i dromedari. E questo no. Io guardavo a bocca aperta e lei col dito che indicava che sono le scimmie con i noci di cocco, con gli ananaschi, ma là, insomma, accanto a lei c'era un bimbo che era alto la stessa età, ma alto la metà, che la guardava a bocca aperta, rapito da questo racconto, e seguiva il dito che indicava i vari punti dell'opera di Pollock.
a un certo punto l'ho fermata perché credo che avrebbe potuto andare avanti a parlare per 4 ore, e gli ho detto brava, brava, complimenti, proprio un bel disegno. E poi ho guardato lui e gli ho detto: e dov'è il tuo disegno? E lui mi ha fatto vedere il suo disegno. E io gli ho chiesto: bello, e che cos'è? E lui mi ha detto: una linea. Adesso non mi venite a dire che sono tutti uguali, perché non è vero, che poi noi diamo le stesse opportunità, che possono riuscire tutti in tutto, è anche vero, ma qua è chiaro che c'è proprio di base qualcosa di diverso. È chiaro che la bambina da grande farà il matematico e il bimbo farà il pedagogista. Uno che ti dice che una linea è una linea. Tempo fa, un po' per lavoro e un po' per divertimento, facevo questa attività che spiegavo l'arte figurativa a della gente. E una volta capitò che nel museo, nel Palazzo dei Diamanti di Ferrara, c'era una grande mostra sui cubisti, una delle più ricche mostre che in Italia siano mai state fatte. E quindi mi è capitato una domenica mattina di dover spiegare a un gruppo di persone che cos'è il cubismo. Dentro c'era tutto, c'era Picasso, Baracco, grandi, soltanto che c'erano bambini piccoli, e quindi voi, no, tanto ormai avete già capito come sono fatto, quindi mi è venuta una gran voglia di fare in modo che almeno i bambini capissero, o gli adulti, però i bambini sì. Allora, prima di entrare ho chiesto ai bambini, c'era un cubo di legno, sei facce naturalmente, però in una di esse c'era una figura che i bambini amavano molto, non mi ricordo se era un Pokémon, una di quelle cose che adesso non ci sono. No, allora il cubo era appoggiato su un tavolo, però la faccia che gradivano i bambini era di là e i bambini di qua. Io ho chiesto di fare una rappresentazione del cubo. Allora, potete immaginare, quasi nessuno ha fatto una rappresentazione in prospettiva come farebbe un adulto qualunque, a modo loro l'hanno fatto, ma quasi tutti facevano vedere la faccia di là. Perché? È perché era l'unica cosa interessante, era quella che andava a mostrare. È vero che io di qua non la vedo, però che caspita, se la disegno quella deve saltare fuori. Quindi cosa succedeva? Che in una prospettiva inventata apposta, che era quella matematica ma tradita per far vedere la figura interessante dietro, i bambini stavano reinventando il cubismo. E io credo che gli unici che possono davvero capire il cubismo sono o i primitivi, come diceva Picasso, o i bambini. Allora, diciamo, questo tradimento della prospettiva matematica non è un errore. Se lo fa Braccio, se lo fa Picasso, lo può fare anche un bambino piccolo, non è un errore. È il desiderio di rappresentare in una maniera che sia più o meno corretta rispetto alle regole, insomma, di rappresentazione prospettica, ma nello stesso tempo per mettere in evidenza quello che a me piacerebbe far vedere, ma che prospetticamente non sarebbe più visto. E i bambini questa cosa l'ha capita un po'. Matematico o arte? Grazie di questa bella domanda che mi giunge inaspettata, così spontanea, e non sarà questa l'occasione, chissà se un giorno ce ne fosse un'altra, ma per me è assolutamente la stessa cosa. Finirò con questa storiella, la famosa storia del cubo, rivolta a mamma e papà. Allora, me la racconta un insegnante. Siamo in provincia di Bergamo, in un paesino di cui però mi sono dimenticato il nome. La scuola dell'infanzia è nel centro del paesino e le strade cittadine del centro sono selciate da, come si chiamano? San Pietrini, insomma, quelli lì. E vabbè. I bambini sono in classe e la maestra
decide che è l'ora di matematica, per cui devono imparare dei nomi matematici, per esempio di figure tridimensionali. Quindi prende, aveva preparato, un cubo verde di legno e lo mostra ai bimbi. Vedete? Questo è un cubo, questo è un cubo, hai capito? Come si chiama? Cubo, tutti insieme, cubo, più forte, cubo. La maestra tutta contenta, il bambino ha imparato cos'è un cubo. Prende il cubo, lo mette da parte, fanno altri giochi e poi arriva l'ora del passeggino, della passeggiatina nel centro del paese. Quindi si organizzano, escono. Fortuna vuole che gli operai di una certa ditta stanno risistemando il selciato e che quindi in un angolo ci siano un mucchietto di sanpietrini a forma quella che vedete. La maestra felice dice: ma guarda che fortuna che ho. Chiede agli operai: posso venire lì? Gli operai dice: sì, venga pure, signora, però attenzione che non si facciano male i bambini. La maestra si avvicina, i bimbi tutti contenti di andare in mezzo al casino, prende in mano e dice: bimbi, che cos'è questo? E bimbi: una pietra. Ma come? È un cubo. No, non è mica verde. Ancora una volta l'adulto giudica in base ai suoi modi di ragionare. Lei gli ha fatto vedere un cubo di legno verde e ha detto: questo è un cubo. I bimbi hanno capito che i cubi sono delle cose fatte così, verdi e di legno. Se tu gli cambi qualcosa, per lui non è più un cubo. Cioè noi ragioniamo come con i bambini, come se già sapessero quello che noi sappiamo sull'argomento. Ma loro in quanto bambini devono fare tutta la strada, quindi tu gliene fai vedere uno verde di legno, uno rosso di metallo, uno giallo di cartone e poi dopo dici: che cosa hanno in comune questo? E chissà cosa vi diranno. Prima o poi diranno la forma, anche se a modo loro, e allora salta fuori il cubo. Il bambino non può scegliere tra quello che tu gli stai insegnando che cosa ha senso e che cosa no. Impara quello che tu mostri. Quindi diciamo l'idea base di tutta la serata era questa: dobbiamo rispettare il modo d'apprendimento dei bambini, non paragonarlo al nostro modo già fatto, già consumato, delle volte anche un po' di credito, e lasciare invece che i bambini costruiscono il loro sapere, ma da bambini, non scimmiottando le ruote. Ho un po' esagerato con i tempi, chiedo scusa, ho spallato tremendamente, ma vi ringrazio molto del tempo. Prima di tutto grazie professore per questa bella serata condita con tanta ironia, ma i bambini veramente hanno tante volte delle capacità di stupirci in maniera forte. Ne approfitto per ricordare, prima di dare spazio alle varie domande o riflessioni o alla platea, vi ricordo che ci sono i libri del professore, potete trovarli uscendo, e quindi chi desidera consultarli o comprare, può comprarli, ha modo di farlo. Volevo ringraziare, solo che è sparita, volevo ringraziare anche Marta, la moglie del professore, che veramente è tornata anche lei a Camponogara questa sera, e volevo, anche la moglie è una grande matematica a livello internazionale, e stasera però abbiamo dato spazio al professore e la moglie si è seduta in platea. Vedo anche l'assessore alle politiche educative Massimiliano Mazzetto, assessore, all'inizio ho detto che era in una riunione in regione, però adesso prima di passare a domande e riflessioni varie, magari due parole. A lei. Buonasera a tutti, buonasera professore, grazie per aver accolto il nostro invito.